privata senza fini di lucro, ma che ha un compito fondamentale, cioè quello di garantire il ritiro e il riciclo di tutta la raccolta differenziata di carta e cartone, isole comprese. La mia prima attività è stata con Pantelleria, e i ragazzi che stavano a Pantelleria c'era la raccolta differenziata, ma poi non sapevano la carta dove mandarla. E dall'altro riconoscere attraverso un corrispettivo ai comuni o ai gestori del servizio per conto dei comuni l'attività che loro svolgono. Il consorzio ha oltre 3.000 aziende associate, cioè sostanzialmente tutta la filiera della carta e del cartone. E qui in Abruzzo c'è una rappresentanza non banale dal punto di vista sia della cartiera che della cartotecnica. Quindi siamo in un contesto di natura territoriale molto interessante, ed è un contesto che certamente ha fatto molto e certamente, come diceva prima Zaccagnini, può fare di più e meglio. Noi sostanzialmente ci ritroviamo, per quanto riguarda il 2021, a livello nazionale, con uno scatto che peraltro non era previsto, che ha permesso di alzare l'asticella già molto alta della raccolta di carta e cartone da 3 milioni e circa 500 a oltre 3 milioni e 600 mila tonnellate. Siamo, è già stato anticipato, oltre i 60 kg per abitante, e direi che l'area meridionale ha dato un contributo importante a questo, diciamo, scatto in avanti. Naturalmente questa attività, che è un'attività che vede in prima linea i cittadini che devono fare il piccolo gesto quotidiano, ma poi ha un ruolo fondamentale nei comuni e nei gestori del servizio per conto dei comuni, perché il cittadino generalmente è ben disposto, ma se poi non ha un servizio puntuale ed efficiente lascia perdere e non ci crede più nella raccolta differenziata, che è uno dei grandi problemi che ci si ritrova nella capitale del paese, che è Roma, che è una delle questioni più grosse. Cioè non è la disponibilità che può, deve essere aiutata, facilitata e sanzionata dove non è fatta bene. A Milano danno 60.000 multe all'anno ai condomini che fanno male la raccolta differenziata, confondono carta con plastica, eccetera. Però al di là della sanzione, che va anche tenuta presente, soprattutto è l'informazione, una buona comunicazione, se è possibile anche il premio passando la tassa alla tariffa, però al centro di tutto ci sta il servizio, che deve essere puntuale in modo da garantire che questo sforzo vada a buon fine. Nel caso nostro, tutto quello che è stato raccolto all'interno del sistema Comieco, tenete conto che copriamo con i comuni oltre il 90%, è una garanzia di riciclo nazionale. È un tema che comincia a farsi avanti e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, e che queste materie prime e seconde, che erano partite un po' come, diciamo, una bandiera verde ambientalista, si stanno rivelando invece risorse strategiche dal punto di vista economico, tanto che credo diventeranno oggetto di iniziative a livello europeo per salvaguardarne le caratteristiche dal punto di vista industriale. Voi tenete conto che l'Italia è primo paese dal punto di vista dell'industria del riciclo nel vecchio continente. Noi ci siamo dovuti evidentemente industriare mancando di materie prime. Quindi l'industria del riciclo in Italia, non solo la carta, è un asse portante dal punto di vista della produzione e del benessere nazionale, e salvaguardare queste, diciamo, materie prime e seconde è evidentemente un punto rilevantissimo. Quindi siamo passati da una logica che era molto, diciamo, di tipo ambientale: risparmiamo spazio di scarica, salvaguardiamo una risorsa che verrebbe sprecata, a un ricentramento sul valore di che cos'è questa materia prima seconda, che nel caso